Lei ha detto che l'Europa ora si rende conto che non ci sono solo i porti del nord Europa, se ne deve rendere conto con anche delle politiche. Certo, credo che oggi uno dei problemi che ha lo sviluppo europeo è proprio che si è occupato troppo poco del Mediterraneo. Noi avremo un grande mercato che crescerà, che sarà un mercato africano, che guarderà di nuovo al Mediterraneo. Il sud-est asiatico sta guardando al Mediterraneo, si parla ormai meno da 2 anni della nuova via della seta che dovrebbe appunto toccare soprattutto i porti del nord-est, del nord-ovest dell'Italia. Questo vuol dire anche cambiare la politica europea sui porti. Noi abbiamo porti che hanno caratteristiche diverse dai porti del nord Europa, abbiamo molti più porti rispetto alle concentrazioni che ci sono in nord Europa, ma abbiamo la possibilità di poter essere protagonisti in questo cambio epocale anche delle rotte di traffico. È chiaro che questo presuppone che l'Italia si faccia carico anche a livello di Mediterraneo di fare la sintesi delle richieste e avere un confronto con la Commissione europea. Trieste soffre della concorrenza di Capodistria, l'Europa come si comporta in tal senso? Beh, questo è una delle mancanze, nel senso che noi crediamo che in questo momento le regole devono essere uguali almeno su aree e su mari che siano gli stessi. È chiaro che però quello che sto notando è che nonostante Capodistria, Trieste continua a aumentare e aumenterà ancora di più, il che vuol dire che noi siamo molto più competitivi di quanto ci dipingono all'estero. Lei ha visitato oggi il porto, ha visitato la piattaforma logistica sulla quale i cinesi stanno puntando. Stanno puntando molte entità orientali. Dicevamo prima, il Mediterraneo deve riacquistare una sua centralità, ha una posizione strategica importante, forse non pienamente valutata in passato. Adesso abbiamo una situazione positiva perché stiamo sviluppando quello che noi abbiamo, come abbiamo visto qui a Trieste. L'interesse di partner stranieri, Cina, Via della Seta, va aumentando e quindi andiamo a un incastro molto positivo, dove la domanda aumenta, l'offerta aumenta e l'attrazione, il punto fondamentale di Trieste è che è il porto più a nord-est del Mediterraneo, dell'Adriatico, e quindi l'accesso ideale per tutti i mercati del nord Europa, nord-est. Attenzione, anche la Germania è più raggiungibile via Suez e Trieste che da Rotterdam. Posso però confermare l'interesse della Cina che cerca, attenzione, non solo in Italia ma dovunque nel Mediterraneo e anche in altre zone geografiche, un attracco, un terminale per la via della seta. Quindi l'invito che io faccio e stiamo facendo è quello di chiarire bene quello che noi vogliamo fare e proporre le nostre eccellenze portuali a un partner, secondo me, che può essere di aiuto allo sviluppo dell'economia locale, avrebbe una grande ricaduta positiva sull'aumento del PIL, sull'occupazione, per riportare questa zona del paese al centro del commercio internazionale. Commercio internazionale che continuerà ad aumentare. L'Italia, non devo ricordarle, è un paese a forte propensione manifatturiera, export, e quindi secondo me questa è proprio veramente una situazione contingente molto molto positiva. Dobbiamo far presto.